L'impegno del Papa in difesa dei piccoli si traduce in un grande congresso dal respiro mondiale che porta l'Università Gregoriana di Roma scienziati di fama, rappresentanti istituzionali, leader religiosi, ONG, forze di polizia e aziende del calibro di Google, Facebook e Microsoft, con l'obiettivo di far convergere gli sforzi e le leggi verso la tutela dei minori violati, abusati anche in rete. Ai partecipanti al convegno, dal titolo Child Dignity in the Digital World, il primo della storia sul tema degli abusi digitali, Francesco chiede una mobilitazione globale, ribadendo che la dignità e i diritti dei bambini sono beni cruciali per l'avvenire della famiglia umana. Dobbiamo dunque dedicarci alla protezione della dignità dei minori con tenerezza, ma anche con grandissima determinazione, contrastando con tutte le forze quella cultura dello scarto che oggi si manifesta in molti modi a danno soprattutto dei più deboli e dei più vulnerabili. Il Papa pone l'accento sulle opportunità enormi, ma anche le trappole, i lati oscuri di Internet, dove sembra che il male trovi sempre nuovi modi per espandersi. Dal bullismo al sexting, dall'adescamento fino al traffico delle persone e ancora a stupri su commissione trasmessi in diretta. Crimini che inorridiscono e che vanno fermati, sostiene il Pontefice, mentre rimarca che è il tempo della verità e che nascondere la realtà degli abusi sessuali è un errore gravissimo. Mai cedere alla paura e al senso di impotenza di fronte alla vastità di un fenomeno che coinvolge 800 milioni di minori nel mondo, mai sottovalutare il danno e l'impatto delle immagini sessuali sulle menti dei bambini, mai cadere nell'inganno ideologico della rete come regno della libertà senza limiti. Nel cercare soluzioni, Francesco assicura la sollecitudine della Chiesa, che impara dai suoi errori e oggi lotta per porre fine ad ogni forma di violenza a danno dei piccoli. Per le drammatiche esperienze fatte e per le competenze acquisite dell'impegno di conversione e purificazione, la Chiesa sente oggi un dovere particolarmente grave di impegnarsi in modo sempre più profondo e lungimirante per la protezione dei minori. Lavoriamo dunque insieme per avere sempre il diritto, il coraggio e la gioia di guardare negli occhi i bambini del mondo. Nella dichiarazione di Roma, un testo in 13 articoli approvata dai partecipanti al congresso e consegnata al Papa venerdì scorso, emerge l'urgenza di campagne globali di sensibilizzazione. Servono nuovi strumenti e tecnologie da parte delle aziende per fermare il flusso di immagini pedopornografiche, ma anche più coordinamento tra le forze di polizia e una leadership investigativa. Alle religioni il compito di educare all'uso responsabile di Internet. Padre Hans Zollner, presidente del Centro Protezione dei Minori dell'Università Gregoriana. Dobbiamo trovare un modo per educare la società, i genitori e gli insegnanti nelle scuole, perché lì si gioca tutta la sensibilizzazione anche dei giovani, di non entrare in tutto ciò che conosciamo ormai anche nei nostri paesi, il sexting, cioè quando si scambiano degli messaggi con sottofondo o espressioni esplicitamente sessuali. Quando mandano delle immagini sessuali e che poi una volta messe in rete non possono essere mai tolte completamente. Quindi i giovani non si rendono conto dei rischi che incorrono e quindi lì c'è tutto un lavoro preventivo. Ovviamente c'è anche un lavoro punitivo per quelli che spacciano queste immagini e che non mettono in atto le leggi sia degli stati sia anche degli accordi internazionali.